Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pillole di Extramondo, a un nuovo viaggio nel mistero. Questa sera riprendiamo il tema che avevamo già trattato nella scorsa stagione con Paola Giovetti, che naturalmente salutiamo, che è il tema delle esperienze di premorte, usando la sigla internazionale NDE, cioè Near Death Experience. Lo facciamo con due graditissimi ospiti, veramente. E sono molto emozionato questa sera perché uno dei due, cioè Davide De Alexandris, è qualcuno che la NDE l'ha vissuta per davvero e ce la può raccontare. Davide, benvenuto. Grazie, benvenuti a tutti quanti, saluti. E poi naturalmente abbiamo un altro graditissimo ospite, Davide Vaccarin, che è un medico chirurgo, è stato il primo in Italia nel 2006 a redigere una tesi di laurea in medicina sul tema delle esperienze di premorte. Ha scritto anche un libro pochi anni dopo, è un grande esperto della materia, ci darà il suo supporto scientifico. Lo ringrazio per essere qui, Davide. Grazie, naturalmente, grazie benvenuto a voi per anche l'invito. Grazie a voi per l'invito. Allora, io partirei subito da Davide De Alexandris. Scusate, vi devo chiamare anche per cognome, ma necessariamente, essendo omonimi, vi devo distinguere. Davide, raccontaci quello che hai vissuto. So che avevi 5 anni, è successo, esatto, tanti anni fa, però ormai insomma, 40 anni. È ormai 40 anni, sentire 40 la tua anni. Esperienza è molto emozionante, quindi ti lascio la parola e poi ci inoltriamo in questo territorio così affascinante. Prego Davide. Ti ringrazio, grazie. Dunque, sì, è successo 40 anni fa, quindi avevo 5 anni, i miei si erano trasferiti da poco dalla Liguria qua a Roma. E ero solo a casa con mia madre, perché mio padre era in giro per lavoro e mi ammalo di morbillo e rosolia. Essendo un bambino asmatico, con la temperatura che inizia a salire, inizio ad avere problemi di respirazione. Mi ricordo sempre questa cosa dell'avere il gesto meccanico di respirare, ma il gesto meccanico di respirare non corrispondeva a un gesto effettivo di respirare, non sentivo l'ossigeno. Quindi da lì a poco perdo conoscenza. Uno si aspetterebbe la classica dissolvenza in nero, si aspetterebbe di non vedo più niente, invece sono passato dal lettone di mia madre, su cui ero sdraiato, a un prato. Non c'è stato un tunnel, non c'è stata la visione del proprio corpo dall'alto, è stato semplicemente un chiudere gli occhi, riaprirli ed essere da un'altra parte. Ero in questo prato di un verde che adesso userei il termine fatto di luce, ma sto stiracchiando dei concetti umani per descrivere qualcosa che è di difficile descrizione. Quindi passatemi un po' anche un po' il tentennamento nel raccontare queste cose. Quindi mi trovo in questo prato verde di luce e la sensazione era di pace, di benessere. Stavo bene, non mi stavo domandando dove fosse mia madre né dove fossi io. Stavo bene. Inizio a camminare per questo prato, quando a un certo punto alla mia sinistra sento una presenza. So che c'è qualcuno. Mi giro e, essendo bambino piccolo, vedo in realtà il fianco di un uomo con la sua mano. La sua mano che prende la mia mano da bambino, quindi la sua mano destra che prende la mia mano sinistra e la stringe. E so che era mio nonno Mario, mio nonno materno, che non avevo mai conosciuto. Era morto parecchi anni prima che io nascessi. Quindi assieme a lui in questo stato di beatitudine, perché era veramente una sensazione, qualcosa che non ho mai più provato, e insieme a mio nonno ci incamminiamo in questo prato e arriviamo verso quella che io ho chiamato per anni collinetta, in realtà era una specie di salita che adesso direi di 4-5 metri, ma non di più, erbosa. Da cima a questa collinetta veniva una specie di aurora boreale, ma anche lì a 5 anni non avevo il concetto di aurora boreale. Ho scoperto dopo che quello che avevo visto era più o meno abbastanza simile a un'aurora boreale.
pulsava, si muoveva, è come se fossero un movimento delle onde del mare, dell'acqua, un movimento molto fluido, ed era questa aurora boreale, era di un colore bianco-azzurrino, emanava anche una certa luce, e nel contempo emanava comunque una sensazione di pace, di serenità, era veramente come tornare a casa. E io ero con mio nonno, lui mi teneva per mano, c'era questa luce stupenda, per me era il giorno più bello della mia vita, e stavo, volevo andare nella luce con mio nonno. Quindi mio nonno inizia a salire questa salitella e come si incammina mi lascia la mano e va verso la luce. Io rimango fermo, bloccato ai piedi di questa collinetta e sento, non parole, sento delle emozioni che in qualche modo danno vita a dei concetti, quindi non delle parole che ti risuonano in testa, ma tu apprendi quello che ti viene detto senza sentirne parole, che in pratica mi diceva che non era ancora il mio momento, non era ancora il momento per me per andare verso questa luce. E mi sono svegliato con mia madre che stava intorno a me, il medico che era stato chiamato, stavano facendo cose, insomma, francamente quello che è successo dopo non me lo ricordo benissimo. Questo nonostante siano passati 40 anni, vi assicuro che non me lo sono mai dimenticato. Tra l'altro so che proprio il dottor Davide Vaccarin ti ha molti anni dopo fatto colpa capire sua. Attraverso la scala di Bruce Grayson che ti trovavi di fronte a qualcosa di straordinario, giusto? Sì, è stato un incontro fortuito. Mm. Però è stato uno di quegli incontri, no, che poi sono passati ormai, non dico 20 anni, ma quasi, sarà stato il 2006-2007. Quasi 20 anni. Quasi 20 anni, stiamo andando per i 20 anni, ci stiamo facendo vecchi, dottore. Praticamente, sì, io ovviamente in casa mia non si parlava di questo, non si è mai parlato, qui nella mia famiglia siamo blandamente cattolici, sono blandamente cattolici, cioè quel tipo di cattolicesimo dove vai a messa a Natale, Pasqua, il Venerdì Santo mangi il pesce, cose molto molto leggere, e quindi di questo evento non se n'è mai parlato. E io cercavo comunque delle informazioni, fino a un certo punto della mia vita ero convinto di essere praticamente l'unico a aver avuto un'esperienza di questo tipo, quindi cercavo un po' in giro, cercavo di capire, poi quando ero ragazzino, adolescente, non c'era internet, quindi non era facile reperire certe informazioni, e mi ricordo che mi imbatto nel blog del dottor Vaccarin, che cercava persone per la sua tesi di laurea, mi sembra, non mi ricordo, era già la tesi di laurea o la fase successiva. Più o meno le cose di scherzo, dopo mi pare, mi sembra. Allora mi fa il test di Grayson, una serie di domande che io dico, ma che è sta roba? Perché ovviamente non sapevo un benemerito. E mi fa, sì, è un'esperienza di premorte. Wow. Da lì poi è iniziato un percorso che mi ha portato ad oggi. Che dire, Davide Vaccarin, come possiamo commentare un qualcosa di questo tipo? Tu hai indagato, insomma, diversi casi, indicativamente tra i 50 e i 60 più o meno, no? Se non sbaglio. Cosa possiamo dire da un punto di vista medico, clinico? Allora, intanto devo partire con una premessa che faccio sempre quando parlo pubblicamente delle esperienze premorte. Le esperienze premorte sono fenomeni psichici e attualmente noi non disponiamo di alcuno strumento di verifica, di imaging morfologico per affermare o confutare ciò che ci viene raccontato. Quindi se volessimo paradossalmente fare la figura dell'avvocato del diavolo, teoricamente potremmo arrivare ad affermare che tutti questi milioni di persone si sono messi d'accordo e ci raccontano delle cose non vere, anche se a livello intellettuale è quantomeno disonesto e poco probabile che ciò accada. E quindi tutti i nostri ragionamenti si basano appunto su dei racconti che noi riteniamo essere veri, ma al momento, ci tengo a dirlo sempre, così nessuno si agita, non abbiamo
ovviamente nessun modo per andare a indagare, se non alcuni elementi di cui adesso ti faccio cenno, per andare a indagare se questi racconti sono effettivamente accaduti. Questo lo dico non perché io non sia assolutamente convinto di ciò, per esempio, che ci ha raccontato Davide, ma semplicemente perché qua siamo al limite della scienza e qua purtroppo il metodo sperimentale non è applicabile, cioè qua non hai due molecole che puoi fare agire in laboratorio e se le condizioni sono controllate ottieni sempre lo stesso risultato. Qua siamo di fronte a delle persone che a volerle semplicemente chiamare in termini biologici sono come minimo dei sistemi complessi e quindi non ce n'è due di uguali e non hai due risultati uguali. Ecco, quindi parto da questa cosa che ritengo opportuno dire, insomma. E detto questo, prima, mentre Davide parlava, io scrivevo per prendere appunti su ciò che raccontava. Innanzitutto, io non penso che il nostro incontro sia una coincidenza perché... E questo è solo il mio punto di vista, penso che le coincidenze non esistano neanche sui treni. E è abbastanza dimostrabile questo. E io ho iniziato a occuparmi delle esperienze premorte, dico sempre perché le esperienze premorte sono venute in cerca di me, nel senso che io volevo al tempo fare una tesi in ambito anestesiologico e mi era stato proposto questo come argomento, che è quantomeno strano, nel senso che sai, quando nell'immaginario collettivo una tesi in ambito anestesiologico uno si pensa, non so, una tesi su un'intubazione piuttosto che sui curari, piuttosto che... E invece mi è stato proposto questo come argomento di cui anch'io non sapevo assolutamente niente, cioè avevo una conoscenza esclusivamente televisiva, quindi limitata e falsata. Del resto si parla di esperienze pre-morte qua in Italia veramente da poco. E se pensi, in America si è iniziato a parlare di esperienze pre-morte verso la fine degli anni 70 col famoso libro di Raymond Moody. La vita oltre la vita, certo. Esatto. E lui di casi ne ha raccolti centinaia e poi c'è anche il pediatra famoso Melvin Morse e anche lui ha raccolto centinaia di testimonianze di bambini alcuni dei quali non avevano la capacità di esprimersi se non con il disegno e quindi ci sono dei disegni che tu vedi in cui il bambino rappresenta se stesso sul tavolo operatorio visto dall'alto. Quella di Davide è un'esperienza premorte che presenta alcuni, ma non tutti, gli elementi tipici delle esperienze premorte. Cioè queste esperienze psichiche si è visto che si ripetono, si presentano in maniera piuttosto conservata con circa una quindicina di elementi. Alcuni li abbiamo sentiti nel racconto di Davide. Per esempio l'incontro con persone che non ci sono più, in alcuni casi neanche conosciute, magari le vedi dopo su una foto di famiglia e dici io ho visto quello, ma chi era, per dire, no? L'incontro a volte con un essere spirituale ritenuto di ordine superiore, al quale solo dopo generalmente viene data una connotazione di tipo religioso. Cioè in prima istanza la persona difficilmente ti racconta ho visto, dico a caso, Padre Pio piuttosto che San Francesco. Ti dice magari ho visto o ho sentito, più che ho visto, ho percepito una presenza che sapevo, sentivo essere di un ordine superiore. Un altro aspetto interessante che però nel caso di Davide non c'era è per esempio la visione del tunnel, che è quella un po' più cinematografica, no? Certo. Nel caso di Davide non c'era e qua c'è, secondo me, una parentesi carina da aprire. Sai, le esperienze premorte sono obiettivamente un fenomeno quantomeno strano.
E quindi un po' tutti nel corso degli anni hanno cercato, cioè molte persone hanno cercato di attribuirgli delle spiegazioni, e tu per attribuire una spiegazione parti da un'ipotesi e dopo verifichi se è vera. E, per esempio, tanto per dirne una delle ipotesi per spiegare la visione del tunnel di luce era l'ischemia retinica. È solo che quando tu ti trovi di fronte al racconto di una persona, nel caso suo non ha avuto la visione del tunnel di luce, ok? Ma quando ti trovi di fronte a una persona che ti dice guarda che questo tunnel aveva una porta in fondo, aveva la volta fatta così, la maniglia fatta colà, capisci che o sta mentendo oppure diventa difficile spiegarlo come una semplice ischemia retinica da ipoperfusione della retina, no? Senza bisogno di essere medici, direi. Ma sai cosa? Una cosa ho notato nel corso degli anni. Secondo me questo è un fenomeno molto complesso e tante volte quando ci sono fenomeni complessi si cerca di far adattare il fenomeno alla nostra spiegazione. È un po' come se avessimo di fronte una montagna, ma sulla nostra carta geografica non c'è. Certo. Guardiamo la carta, diciamo qua la montagna non c'è. È sbagliata la carta o è sbagliata la montagna? Non certo. So se riesco a spiegarmi. Perfettamente. Un altro elemento molto interessante sulle esperienze premorte, e Davide ha avuto un'esperienza premorte molto intensa, l'incontro con le persone care, l'entrare nella luce, la sensazione di pace e benessere, la difficoltà a comunicare ciò che ha visto, ciò che ha provato e perfino i colori. Perché? Perché durante le esperienze premorte queste persone vivono delle situazioni psichiche che sono straordinarie nel senso etimologico del termine, cioè che vanno oltre l'ordinario, e il linguaggio è frutto di un'esperienza comune e condivisa, per cui se io dico verde tutti e tre insomma chi immagina questo verde ottaneo, chi immagina il verde del kiwi, chi immagina il verde del semaforo, ma più o meno quello immaginiamo perché ci capiamo. Abbiamo tutti fatto un'esperienza del verde. Pensa se dovessimo spiegarlo a un cieco dalla nascita com'è l'esperienza del verde, no? Ti mancano le parole, perché? Perché lui non ha provato la sensazione di quello che noi chiamiamo verde. Chiaro. Quindi di solito le persone che ritornano fanno fatica a esprimere con le parole ciò che hanno visto e ciò che ha sentito, e adesso meno, ma una volta c'era anche timore di semplicemente di passare per matti. Sì, infatti io ti interrompo un attimo perché volevo tornare a Davide. Scusami, sto parlando a ruota libera, ma tu fai benissimo. Volevo tornare a Davide perché c'è poi tutto un aspetto al di là appunto di quello che è l'ambito scientifico, clinico, medico, c'è tutto un aspetto umano. Cioè una persona si trova a un certo punto a che fare con questo retaggio e lo deve gestire, lo deve assimilare, lo deve elaborare, lo deve sedimentare. E come fa? Non è così facile, non è un qualcosa che... è qualcosa che tu hai vissuto, ma che non hai vissuto, nel senso naturalmente standard del termine. Quindi come fai a elaborare qualcosa di questo tipo? Come fai a convivere con una esperienza di questo tipo? Io volevo sentire da te proprio un racconto di come in tutti questi anni hai convissuto con questa esperienza. Ti dico che non è solo, cioè all'inizio è stata la mia esperienza, poi una volta che ho capito qual era il fenomeno e anche parlando con altre persone ho capito che è un'esperienza condivisa, ed è difficile, è davvero difficile, perché innanzitutto la prima cosa è: io ho vissuto qualcosa che è lontano dai miei sensi, dai sensi di ognuno di noi, quindi devo raccontarti di qualche cosa che non so dov'è, che non so cos'è,
e posso essere preso per mentitore. C'è gente che in alcuni video che ho fatto dove raccontavo questa storia hanno detto che ero un attore pagato. Sì, è bellissimo. Sì, lo dicono anche a me che siamo tutti pagati. Fantastico. Sì, sì, ma guarda che non è arrivato il bonifico da 1 milione che ci avevi promesso, eh. Ma devo lavorarci meglio allora. Aspetta che spigliamo soldi a qualche vecchietta e arrivano. Oppure che ti danno del guru, no? Che ti danno guru, del... pure quello è veramente anche lì. Sei visto o come un diavolo che sta provando a truffare le persone o come una specie di angelo sceso in terra, immacolato, che viene qua per distribuire colpe e premi e meriti, che non è così. Non abbiamo in mano la verità, ognuno di noi ha visto qualche cosa e su quel qualcosa ci si è interrogati tutta la vita. Piano piano si prova a parlarne e si vede che non ci si riesce e quindi ci si richiude il riccio. Poi ci si riprova dopo un po' di tempo. Nel frattempo, da quando ti chiude il riccio a quando ci riprovi, tu comunque provi a mettere in pratica quello che secondo te è un insegnamento, a maggior ragione i bambini. I bambini reduci da NTE sono un po' diversi rispetto agli adulti, mancando di pregresso, quindi non possono verificare la differenza tra quello che erano prima e quello che erano dopo. A me si dice sempre, ma le NDE cambiano, tu come sei cambiato? Io non sono mai cambiato, io sono sempre stato così, al limite non so che uomo sarei stato se non l'avessi avuta. Quindi questo non avere un background è veramente faticoso e doloroso, perché ti rendi conto che tu hai in mano qualche cosa di importante, sai che è importante, provi a portarlo nel mondo e semplicemente nessuno lo vuole, non viene accettato, non è interessante, perché il mondo premia competizione e premia l'aggressività, no? L'essere sempre competitivi. E quindi ci si mette veramente, io ci ho messo 30 anni per parlarne, e per di più grazie a un incontro fortuito con Davide, se no molto probabilmente non lo so se l'avrei mai raccontata. Questa idiosincrasia del mondo ad accogliere la tua storia, tu l'hai percepita da parte dei medici, da parte delle persone normali o da parte di entrambi? Un po' con tutti. In tempi recenti mi è capitato di parlare con qualche persona che comunque lavorava nel settore, specificatamente nel fine vita, perché poi ne parleremo, ma assieme anche a Davide Vaccherini abbiamo fondato un'associazione che si occupa di dare una mano alle persone che hanno avuto NDE, e non solo ovviamente a loro, e quindi cercavo in qualche modo una sponda per poter intercettare, o meglio farmi trovare, perché è diverso dall'intercettare, farmi trovare da queste persone nel momento in cui queste avessero avuto bisogno di qualcuno con cui confrontarsi, qualcuno come loro. E non sono riuscito comunque sia a trovare una sponda, perché mi è stato detto, a noi non ci sono mai risultati questi fenomeni, perché non ne parli, non perché non esistono, e quindi porta chiusa e è finito il discorso. In realtà un po' con tutti. Ma tra l'altro io vorrei sottolineare due aspetti della tua NDE che la rendono particolarmente interessante, anche proprio da un punto di vista di studio, cioè che questa figura che tu hai percepito essere il tuo nonno materno, se non sbaglio, esatto, tu non l'avevi mai conosciuta perché è mancata prima che tu nascessi. E il secondo aspetto è che questo luogo in cui ti trovavi, traslato probabilmente in una visione, non so come definire, più edulcorata, più immaginifica, era praticamente assimilabile al luogo dove il nonno viveva quando era vivo. Esatto. Cioè quando ai suoi tempi, esatto, non che, come infatti, l'hai poi conosciuto tu, esatto, ha subito dei cambiamenti, ma nella mia NDE non c'erano i cambiamenti, c'era questo luogo che era molto più bello rispetto a come lo conosco io, e ti dico, quest'estate, quindi non ti immaginare chissà quanto tempo fa, quest'estate parlando con la mia zia, perché non ne ho mai parlato manco all'interno della mia famiglia, per paura del giudizio, per paura, ti dico, quasi per una sorta di non timidezza, di vergogna, io mi vergogno di qualcosa che non ho mai ucciso nessuno, però sembra che ti vergogni. Ne ho parlato con questa mia zia, le ho descritto questo luogo che era proprio davanti casa di mio nonno, e lei mi dice, era come era ai tempi di nonno. Non è poco, eh? Tra l'altro uno degli aspetti appunto di chi vive questa esperienza è che poi quello che è percepito è raccontato non come un sogno, ma proprio come un accadimento reale, e anche vissuto. Stata la tua sensazione. Cioè non hai mai avuto la percezione di un viaggio onirico, no, ma di qualcosa che ti era accaduto realmente.
Tempo fa addirittura lessi di una ricerca fatta dall'Università di Padova, mi sembra, ma non vorrei sbagliare, in cui avevano praticamente analizzato le persone che raccontavano l'NDE e le onde cerebrali per capire, insomma, se potevano essere aree cervello afferenti all'immaginazione o afferenti a chissà. No, le onde cerebrali attive, diciamo così, le aree del cervello attive, erano quelle del ricordo. Quindi tu l'NDE non la stai immaginando, la stai ricordando. Questo per ognuna delle persone che ha avuto un'esperienza di morte. Io a questo punto chiedo al dottor Vaccarin, cioè prima faccio una domanda che è una mia curiosità, magari è una qualcosa di totalmente campato in aria, però è proprio una mia suggestione che mi arriva adesso, in questo momento. L'ipnosi regressiva è mai stata utilizzata per riportare magari alla mente dei particolari di chi ha vissuto una NDE e magari in qualche modo far trapelare qualcosa ancora di più e di più dettagliato che tu sappia? Allora, su questo io ti dico la sincera verità, non sono preparato, nel senso che non quando ho iniziato io a studiare le NDE non si parlava o non era mai stato al momento pensato al tempo di impiegare l'ipnosi regressiva. Io penso, ma è solo un mio pensiero, perché io non sono né psicologo e né tantomeno ho competenze in materia di ipnosi, soprattutto regressiva. Ma da quanto mi sembra di aver capito, uno dei problemi metodologici è quello che talvolta l'ipnosi regressiva potrebbe indurre dei falsi ricordi. E quindi io qua mi fermo, perché poi non ho mai battuto questa parte della materia e quindi rischierei di dire sciocchezze. Chiaramente. E forse c'è il rischio dei falsi ricordi, ecco, questo sì. E quindi si rischia poi di sporcare invece un'esperienza che è assolutamente vissuta come autentica. Allora ti faccio una domanda, diciamo, più classica, più tradizionale. Se si ascolta le dichiarazioni di chi riconduce tutta questa casistica a qualcosa di organico, si ascoltano tutta una serie di affermazioni circa, che ne so, l'uso della chetamina come farmaco dissociativo, sì, piuttosto che si parla appunto di un qualcosa che può essere inerente proprio alla specifica situazione in cui si trova il paziente in quel momento, che quindi non è ancora morto, è in un'esperienza di premorte, quindi può sentire, percepire delle cose che quindi quando poi racconta è normale che le racconti perché le ha sentite, eccetera. Ora, a me pare che questo tipo di spiegazioni possa effettivamente essere efficace nello spiegare alcuni aspetti di fenomeni che possono essere anche inerenti, afferenti alla NDE, ma certamente non può spiegare tutto. Rimane un punto interrogativo grosso come una casa. Sai, è tutto sommato anche facile, nel senso che basta andare a raccogliere, io l'ho fatto, le esperienze di chi ha provato la chetamina piuttosto che altre sostanze e le confronti e ti accorgi subito che sono diverse, proprio in prima istanza, quindi sono diverse, anche parecchio diverse. Se mi è consentito, forse le esperienze che assomigliano di più, ho detto assomigliano ma non sono esattamente sovrapponibili, alle esperienze premorte sono le esperienze date dall'iboga, che è una pianta africana, chiedo scusa, che viene utilizzata in alcuni, veniva, penso venga ancora utilizzata in alcuni rituali di passaggio da alcune tribù per l'età adulta, e da alcuni funghi psichedelici che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, hanno un effetto di iperattivazione della corteccia, e studi, questo sì,
fatti con la risonanza magnetica funzionale hanno fatto vedere come queste sostanze, in poche parole, cercando di essere semplice, chiedo scusa se non sono magari estremamente preciso, ma fanno lavorare di più e fanno creare più collegamenti, in poche parole, ai neuroni. Quindi sembrerebbe che più che un'esperienza, più che un'esperienza data da un cervello che si sta spegnendo, sembra l'esperienza data da un cervello che in quel momento è così attivo da percepire cose che non percepisce in condizioni ordinarie. Per quanto riguarda la spiegazione della chetamina, devo dirti, ci ho lavorato sopra anch'io parecchio tempo fa, proprio per la tesi di laurea, ed è una spiegazione che non è convincente, perché non semplicemente è un po' come ti dicevo prima, far coincidere il territorio con la mappa. L'esperienza disforica o dissociativa che dà la chetamina è nel circa il 50% dei casi un'esperienza profondamente sconvolgente in senso negativo, prima cosa. In altro aspetto, ci possono essere per esempio delle percezioni alterate del proprio corpo. Faccio degli esempi per spiegarmi. Posso immaginare di avere un piede grande come tutta la barella, di avere una mano grande come un gigante. Tuttavia, quello che ci raccontano le persone che hanno esperienze premorte è diverso se noi le stiamo ad ascoltare. Per esempio, le out of body experience. Sì, è vero, ci sono dei fenomeni di awareness, cioè di non perfetto addormentamento, passami sempre questi termini casalinghi, ma per farmi capire, no? No, è importante farsi capire. Per cui uno dice, magari è l'anestesista che non l'ha addormentato bene, quindi ha sentito cosa hanno detto i chirurghi e tutto lecito. Però diventa interessante chiedersi, per esempio, nel momento in cui una persona ha un'esperienza premorte e dice e vede cose che accadono dove lei non può né vedere né sentire. Cioè, per esempio, in un'altra stanza, in un altro luogo, e poi ci sono testimonianze riscontrate che questi fatti sono avvenuti. Cioè, allora qua viene difficile usare il modello della chetamina per riuscire a spiegare un fenomeno del genere. Qua bisogna, secondo me, dire, guarda, il modello della chetamina, sì, bello, però alla fine è un po' una coperta corta che non è sufficiente a spiegare questa realtà, sempre partendo dall'ipotesi con cui ho iniziato il mio discorso, che questi racconti ovviamente siano veri, no? E io ritengo di sì, ma è una mia convinzione personale. Quindi là diventa più interessante, perché là passami il termine, col riduzionismo biologico fai fatica a spiegarla sta roba. Perché come fa Tizio a vedere che in sala d'attesa c'è Caio a cui cade un bicchiere e magari sto inventando e te lo viene a raccontare? Ecco, queste idee ci sono e mettono un grande punto di domanda, non tanto solo sull'aspetto organico, ma quanto, secondo me, in generale sull'aspetto della coscienza. Certo, ma qual è l'approccio che tu riscontri fra i tuoi colleghi rispetto a questo tema? Allora, devo dirti che alcuni colleghi sono interessati. Per quanto mi riguarda, la maggior parte sarà per chi si somiglia si piglia, ma no, la maggior parte delle persone che conosco io sono interessati. Alcuni invece hanno un atteggiamento, ecco, io te lo spiego usando un ricordo un po' sbiadito che ho di un film, no? E tu sai che una volta si riteneva che la Luna fosse fatta di una materia incorruttibile, e a un certo punto un signore che si chiamava Galileo
prende un telescopio e vede che sulla Luna ci sono dei buchi. Io ricordo questo film in cui questo attore che interpretava Galileo metteva il telescopio davanti al Papa e diceva: guarda dentro e vedrai che non è di materia incorruttibile. E ricordo la scena in cui il Papa volta la testa. Ecco, in alcuni casi è questo quello che vedo. Cioè, ci sono dei colleghi che ascoltano e non solo ascoltano, ma sono anche interessati e vedono questo aspetto come complementare all'accompagnamento del paziente a fine vita. Oppure, se vogliamo dirlo col nome giusto, col paziente che sta morendo. Perché? Perché ormai è sdoganato parlare di tutto, ma dire sta morendo fa brutto. Sì, non è politically correct. Si parla di tutto, ma se parli di morte... Ecco, alcuni colleghi invece appunto la vivono come un'ulteriore fase, un ulteriore supporto che tu puoi dare al paziente che sta morendo, che se ne sta andando, che sta morendo, usa il termine che preferisci. Quindi qualcuno guarda dall'altra parte e neanche prova a capire, ma qualcun altro invece dentro il telescopio ci guarda e come. Mi permetto solo di rubare un attimo, per esempio mi sono sentito onorato da un progetto che ha fatto, se non sbaglio, l'oncologia del San Martino di Genova sulle cure palliative e mi ha invitato a parlare delle esperienze premorte. E l'anno scorso a questo convegno sul fine vita ho detto: guarda, sarebbe bello se l'anno prossimo, cioè quest'anno, avessimo con noi delle persone che hanno avuto delle esperienze premorte, così ci potete parlare assieme. È andata in porto e ci sarà Davide, ci sarà anche Valentina Dorigo, che ha avuto anche lei un'esperienza premorte. Quando si terrà? Si sa già? Sì, sappiamo le date, solo che in questo momento mi trovo impreparato. Non ti preoccupare. Non sono impreparato, ma mi sembra... Può essere il 2 dicembre, Davide? E dunque, dovrebbe essere il... sto vedendo il calendario da sta parte. Il 2 e 3 dicembre. Ecco, 2 e 3 dicembre hanno organizzato questo convegno. All'ospedale San Martino di Genova. No, l'hanno organizzato a Bocca di Magra, che è dove c'è un monastero, sì, dove c'è un monastero carmelitano e con una veduta bellissima sul mare, e come l'hanno organizzato l'anno scorso, e sì, il 2 e 3 dicembre, poi è un incontro fatto in due tranche. Ne daremo conto, ne daremo conto. Davide, io invece... Questa è una cosa bella, secondo me. Molto bella perché sì, dimostra che c'è un atteggiamento che forse sta anche cambiando finalmente. Io volevo proprio che ci parlassi un po' della tua, della vostra associazione NDERS, di cui facevi accenno prima, perché tu sei riuscito, passami il termine, a tradurre questa sofferenza, questo peso che ti sei portato dietro per tanti anni in un qualcosa che potesse aiutare gli altri, perché è un'associazione di volontariato che fornisce una sorta di mutuo aiuto. Sì, esatto. Ecco, e quindi raccontaci un po' come è nata e come sta andando, perché so che ci sono stati un po' di problemi all'inizio di costituzione per la burocrazia. E la burocrazia è stato un parto. Un calvario. In realtà è nata... almeno tra le chiacchiere tra me e Davide, l'altro, Baccarin, lunghe chiacchierate ogni tanto su WhatsApp o telefonate, no, perché sarebbe da fare qualche cosa di questo tipo, perché ne parlavamo, abbiamo sempre parlato, abbiamo fatto dei primi bozzi di nomi, diciamo, un po' lavorato, poi a un certo punto c'è stata questa forzatura, diciamo così, dice ok, se non iniziamo non si fa. Allora ho preparato uno statuto assolutamente in linea con le norme, e ho avuto i primi problemi, perché per registrare un'associazione bisogna avere le firme dei fondatori in copia originale, quindi sono dovuto andare in giro a parlare con persone sensibili al tema, spiegando che la firma di uno statuto non significava che mi dovevano intestare casa,
ma insomma era, serviva per... È stato anche lì, ci ho messo qualche mese per convincere delle persone che magari sono interessate, ti seguono, però l'idea di mettere la firma, giustamente li capisco, è un po' difficile. Superato questo scoglio, oh, finalmente andiamo, che è una bellezza, no. Perché? Perché deve essere autorizzato dal registro unico nazionale del terzo settore, quindi di cui la registrazione dovrebbe essere gratuita. Fai la registrazione gratuita, te la rimandano indietro dicendo che non hai pagato e quindi devi, dopo tipo 40 giorni ovviamente, quindi non è che te la mandano oggi o domani, dopo 40 giorni non hai pagato, quindi vai a pagare e ci mette un altro tipo quasi 2 mesi per autorizzarti e poi dicono sì, adesso puoi chiedere rimborso. E no, ci abbiamo messo quasi più di un anno per la parte, diciamo così, burocratica. Poi finalmente siamo riusciti a nascere e in pratica l'associazione quello che vuole fare è essere, diciamo così, io volevo un luogo che avrei voluto avere quando ero giovane, per cui ho bisogno di parlare con qualcuno di questa cosa e sai che puoi trovare persone che sono sensibili all'argomento, che l'hanno vissuto, che l'hanno studiato e ci puoi parlare senza problemi. E questo in realtà nasce così. Poi ci siamo resi conto che le NDE in realtà sono usate tantissimo per persone che hanno avuto un lutto. Aiuta, io ci sono rimasto quasi, non dico sconvolto, però mi ha colpito questo, non me l'aspettavo così tanto. Cioè io in realtà ho una storia, io posso raccontarti una storia, non ho cose in più. Eppure questa storia da raccontare ha un'utilità mostruosa, riesce ad aiutare a elaborare il lutto in maniera veramente profonda e anche se ovviamente in misura minore sino adesso, persone che sono appunto, come diceva Davide, nel fine vita, che stanno per morire, mi hanno contattato pochissime in realtà, però persone a cui era stato tipo diagnosticato un tumore e volevano una sorta di rassicurazione su quello che significava fare quest'ultimo percorso. Volevano un po' di chiarimenti, volevano in realtà forse volevano andarsene verso questo percorso con la mente e il cuore un po' più sgombro e con meno ombre rispetto a quando erano arrivati. E quindi abbiamo iniziato questo percorso creando un gruppo Facebook, un'email, iniziando ad andare per congressi, parlare di associazioni, interviste, cioè cerchiamo ovviamente, la prima fase è facciamoci conoscere, perché abbiamo avuto un discreto muro di gomma, almeno io quello che ho constatato, per riuscire a parlarne e far sì che persone che hanno avuto questa esperienza riescano a trovarti, perché sei tu che devi farti trovare, non devi trovare. Da parte di chi? Un esempio molto banale, Valentina Dorigo, di cui parlava Davide Vaccherin, che poi è la nostra responsabile di formazione, per la formazione dei volontari dell'associazione, è andata una nota trasmissione televisiva nazionale con, diciamo così, un accordo di massima di cui poteva dire il nome dell'associazione. Ribadisco, i servizi sono gratuiti, non prendiamo soldi, nessuno ci paga, nessuno, campiamo con i 10 euro di tessera dato da persone di buona volontà, quindi potete immaginare. Attualmente in cassa ci sono 500 euro e se sapete bene le spese di un hosting, una cosa, in realtà andranno a finire tra 2 giorni e mezzo, ma va bene. Quindi l'idea era, bene, interviene, racconta la sua storia, parlerà dell'associazione. Alla fine della trasmissione ci sono le registrazioni YouTube, volendo, e Valentina dice no, perché di queste esperienze di premorte c'è un'associazione che, prese la parola al conduttore, vabbè andiamo avanti, ciao, fine. Ah, ecco. Bene. E stiamo parlando di un servizio completamente gratuito fatto per aiutare persone, non per sponsorizzare noi, non per sponsorizzare i nostri libri, non per sponsorizzare la rivendita di dolciumi, cioè è semplicemente un'attività di volontariato fatta dopo il nostro lavoro. Però è difficile. Io mi sono fatto un'idea, chiedo conferma anche al dottor Vaccherin, ho la sensazione che a qualcuno... affrontare queste tematiche in maniera seria dia fastidio. Ma perché? Perché c'è il rischio che si prenda seriamente l'ipotesi, prima accennavi al discorso della coscienza, che ci sia qualcosa al di là della cellula, dei neurotrasmettitori e della chimica. Non sappiamo se c'è effettivamente, ovviamente, nessuno qua promulga una religione. Però quello che da studi seri viene da pensare è che effettivamente il fenomeno sia estremamente complesso e articolato e che non bastino le spiegazioni di comodo per spiegarlo, quantomeno nella sua complessità. E allora bisogna
lasciare una porta aperta a certe ipotesi che forse permetterebbero di superare un certo materialismo, e questo forse dà fastidio a qualcuno. Cosa ne pensi? Guarda, io penso che sia fatica, sia proprio una fatica intellettuale, no? Cambiare modo di vedere dalla rivoluzione della testa dello schiavo nella caverna di Platone, no? Certo. Però è una fatica obbligata per la crescita. Per la crescita culturale, umana, scientifica, vera. Voglio dire, se 200 anni fa qualcuno avesse detto che l'energia si muove nello spazio e può trasportare numeri, immagini e musica, gli avremmo detto che è idiota. Semplicemente perché 200 anni fa non avevamo gli strumenti per comprendere che ciò non solo è possibile, ma è quello che adesso ci permette di fare un'operazione bancaria dal telefonino piuttosto che mandare una foto di un gatto. Ecco, quel gatto non si sbaglia mai. Quindi penso che ci sia questa fatica. Mi aggancio un attimo a una cosa, cioè, quindi la fatica a nessuno piace, e quindi è un po' fisiologico, secondo me, incontrare resistenza, e soprattutto in medicina. Perché, e qua mi permetto di parlare da, tra virgolette, addetto ai lavori, ciclicamente le nostre convinzioni in medicina cambiano. Faccio un esempio banalissimo, 30 anni fa, 40 anni fa, i nostri compagnetti di banco avevano il gesso che tutti noi firmavamo. Quanti gessi si vedevano, no? Perché si mettevano gessi per ogni cosa, ed era una bestemmia non mettere un gesso. Quanti bambini ingessati vedete adesso? Pochissimo. È quasi una bestemmia mettere il gesso. Quindi vedete che non è che c'è una verità assoluta che rimane quella. C'è una verità, un modo di vedere che per il momento sembra essere quello che si adatta di più. C'è anche chi alza il dito e dice: guardate che forse in questo caso il gesso non va bene. Immaginati in un mondo dove tutti mettono i gessi, tutti stanno dicendo: ma questa è deficiente, cosa sta, neanche cose non si possono neanche sentire, perché mediamente va così, sai. Dopo passano quei 20-30 anni e ci si accorge che effettivamente magari di gessi se ne è messi troppi. Ritornando a una cosa che ha detto Davide prima, un progetto sempre gratuito, ecco perché io ci tengo a sottolineare l'aspetto della gratuità, perché purtroppo i soldi fanno gola ma sporcano, quindi bisogna starci attenti. Abbiamo realizzato, e ha partecipato anche Davide, un documentario che si trova gratuitamente su internet, su YouTube. Di Lara Peviani, sì. Sì, sì, ho sul sito ndedocumentario.it. E devo dire che, a parte i commenti che in alcuni casi superano il limite del ridicolo, ma se tu vai a leggere i commenti, nel 98% dei casi troverai persone che dicono grazie. Che dicono grazie alle storie che hanno sentito, all'umanità che hanno sentito e di cui avevano bisogno in un momento in cui devi dire addio per sempre, ed è per sempre per davvero, almeno la forma fisica. E ecco, abbiamo la forza che facciamo queste robe praticamente in maniera completamente gratuita, quindi sotto questo punto di vista non siamo attaccabili, eppure è a volte brutto vedere come dico una sciocchezza di un discorso di un'ora, magari il commento sotto sia: guarda, il dottore aveva la maglia sgualcita. Sì, no, ma non è... No, non mi stupisce, dirti. Non mi stupisce. Ecco, comunque, per fortuna, la maggior parte dei commenti non riguardano il mio maglione, perché qua a Treviso fa un po' freddo stasera,
però ti dico, se tu hai occasione, vai a vedere, vedrai quante persone hanno sentito un po' di sollievo dalla sofferenza del lutto. Io stesso, quando mia mamma se n'è andata, la tenevo tra le mie braccia e gli ho detto: mamma, vai verso la luce, per dirti. E quindi io, anche per il tipo di lavoro che faccio e per la quantità di persone chiamate che vedo, non riesco a essere presente a livello tanto a livello di associazione, se non con qualche intervento, qualche intervista, qualche collaborazione, quindi non riesco ovviamente a rispondere a tutti, o perché sono troppi e perché non ce la faccio col tempo, insomma, ecco. Ma anche a me è successo durante, per esempio, il periodo del Covid, che alcune persone vedono il documentario, avevano perso qualcuno, trovano le mail, trovano in qualche modo il numero e ti chiedono di queste storie, perché queste storie in quel momento sono una cioccolata calda per l'anima. Chiaro. Tra l'altro, prima poi di arrivare alla conclusione, chiedervi anche un po' i riferimenti per chi volesse entrare in contatto naturalmente con la vostra associazione, volevo chiedere a entrambi se avete la percezione di un fenomeno sommerso molto più cospicuo di quanto non sembri. Perché si parla veramente di centinaia di migliaia di casi, anche soltanto che in Italia, mentre invece ufficialmente sono molto meno. Che sensazione avete? Sì, guarda che sono tanti. Ci sono, in base allo studio che tu vai ad analizzare, trovi che tra il 10 e il 20% delle persone che hanno vissuto un'abolizione di coscienza ha vissuto qualcosa. Dopo, a un certo punto, per fare chiarezza e dire ok, questo è un qualcosa, questo è un N10, siamo avvalsi a livello internazionale del questionario di Grayson, no? Per cui uno dice, se tu utilizza tot punti sul questionario di Grayson, lo chiamiamo NDE, altrimenti è una roba. Ma ce ne sono tante, è che adesso se ne parla un po' di più, ma io ricordo per esempio una paziente che ne aveva parlato con i colleghi e i colleghi gentilmente le hanno proposto degli psicofarmaci. Ecco, volevo arrivare proprio a quello. Una persona tranquillissima alla fine, come penso siamo tutti noi tre. E quindi c'è questa difficoltà, c'era. Una volta c'era molto di più, adesso c'è un po' di meno, forse. Davide, tu cosa ne pensi? Guarda, leggevo un'intervista a Pim Van Lommel, che insomma, è un medico piuttosto famoso, che ha scritto libri e ha fatto ricerca in materia, quando è venuto in Italia a presentare un suo libro, parlato di circa 2,5 milioni di italiani che hanno vissuto questa, su base statistica non ci abbiamo dati, e questo è il problema. C'è 2,5 milioni di italiani su base statistica che hanno avuto questo tipo di esperienza, però se tu vai in giro, sono sempre più o meno vagamente le solite persone che lo raccontano. Io ho avuto un convegno questo weekend passato e ho raccontato la mia storia, dicendo: è difficile raccontare, è difficile riuscire ad aprirsi. Nella sala c'erano state forse un centinaio, 150 persone. Su 150 persone, 4 persone hanno detto: anche io l'ho vissuta. 4 su 150. Anche io l'ho vissuta, e molte volte era anche io l'ho vissuta e non l'ho mai raccontata. Perché? Perché pensi di essere da solo. Il problema è proprio lì, non abbiamo dati. Mentre in Stati Uniti, barra Inghilterra, c'è un progetto AWARE 2, per dire, di Semparnia, che fa ricerca su 25 ospedali, da noi questa roba è tipo fantascienza. Eppure noi abbiamo bisogno di avere dati, a mio avviso, di tipo quantitativo e qualitativo, cioè quanti, ma in che profondità. Abbiamo un test di Grayson che è riconosciuto, poterlo somministrare a persone che ne fanno volutamente richiesta, non obbligando qualcuno, ma diciamo con dei medici adeguatamente preparati a riconoscere il fenomeno e poter in qualche modo suggerire come reagire, per un'Italia secondo me sarebbe tantissima roba, ma ancora adesso ancora non è possibile. Anche perché, lo ricordiamo, non l'abbiamo detto questa sera, forse l'abbiamo dato per scontato, però ricordiamolo perché è importantissimo, le NDE non risentono assolutamente della cultura, dell'estrazione sociale, della provenienza geografica, del sesso, dell'età, no. Si manifestano
della religione si manifestano con questi tratti caratteristici. Il dottore prima diceva circa 15 elementi, che comunque non è che si verifichino tutti insieme nello stesso caso, però 7-8. Ecco, però sono quelli più, diciamo, ricorrenti, a prescindere da tutto questo. Quindi c'è qualcosa che va al di là e che inerisce esclusivamente alla natura dell'essere umano. Chi volesse contattarvi, come deve fare? Allora, abbiamo un gruppo Facebook, gruppo pubblico, quindi visibile comunque a tutti, chiamato NDRS ODV, quindi NDERS spazio ODV, dove raccogliamo segnalazioni, dove le persone si confrontano, dove quando andiamo a qualche convegno, c'è qualche diretta, qualche intervista, noi ripubblichiamo tutto. Abbiamo un'email, qualora qualcuno volesse scriverci in maniera un po' più riservata, che è info@ndrs.it. Abbiamo un sito che è www.ndrs.it, ma di cui stiamo cercando di fare restyling nei limiti delle nostre magrissime risorse. E poi ovviamente si sa che tanto le persone non guardano queste cose, ti contattano sicuramente su Facebook. Davide sicuramente ne sa qualche cosa. Sì, beh, però d'altra parte comunque non tutti hanno Facebook, anzi oggi no, un po' ne escono dal meccanismo dei social, quindi comunque è giusto avere anche altri metodi. E ricordo anche il libro di Davide Vaccarin, NDE, Visioni premorte, confine fra ignoto e scienza. E io ringrazio davvero entrambi di questa bellissima testimonianza che avete portato questa sera. Probabilmente ci saranno anche altre occasioni. Rimando anche al convegno, in prossimità poi della data ne darò personalmente notizia, perché ritengo che sia molto bello, molto importante aprirsi, studiare, approfondire queste tematiche che, oltre a essere affascinanti da un punto di vista medico e clinico, se poi hanno anche una conseguenza così di amore, di comprensione, di aiuto verso persone che hanno subito dei lutti o comunque persone che devono elaborare qualcosa di difficile, che non riescono ad accettare, ecco, ben venga che si possa fare in maniera seria un percorso di questo tipo. Grazie davvero entrambi. Quanto a noi, ci rivediamo domenica prossima per una nuova puntata di Pillole di Extramondo. Grazie davvero, grazie. Grazie, buonasera. Buona serata. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.